capire il... E non c'è la parola consumatore. Dobbiamo capire l'essere umano nel suo contesto. E nel capire non basta guardare ai problemi e difficoltà che hanno, perché questo è abbastanza facile, no? Se qualche cosa non funziona bene o è difficile usare, io riesco a capire abbastanza velocemente e immaginare come migliorarlo. Ma quello che dobbiamo anche vedere sono i valori umani, no? Le aspirazioni, l'esperienza che qualcuno vorrebbe avere, che non può nemmeno immaginare, forse, e che non te lo può sicuramente dire. E mettendo queste due cose insieme si arriva all'idea. Però un'idea non necessariamente è un'idea limitata al prodotto, all'innovazione del prodotto. Non sappiamo dove, quale sarà il punto innovativo, e spesso ci sono tanti, no? Sono idee che hanno da fare con un prodotto innovativo, servizio, un canale di distribuzione. Anche il brand, il marchio, il significato del marchio e l'interfaccia che hai con il marchio. E questo, se riusciamo a dare una cosa consistente, che alla fine è non solamente sufficientemente utilizzabile, ma addirittura ti dà l'esperienza ideale, allora questo è ti dà l'esperienza ideale del consumatore, dell'essere umano. Però quello che posso fare è quello di cambiare il percorso da guardare a quello che fa la concorrenza, a guardare a quello che è più ovvio, di introdurre dei parametri nel mio prodotto che nessuno vuole usare, però lo posso fare perché c'è il microprocessore che lo permette da fare, e dire no, io voglio raggiungere quella meta. E incomincio cambiando l'ordine. E continuamente guardo avanti per dire dove voglio andare, perché non è detto che questa visione sia completamente corretta, no? Un ruolo di guida. Sì, è come, cioè, se uno va in barca, no, e c'è un faro, no? Cioè non è che ti vai direttamente con verso il faro, ti stai avvicinando ma continuamente aggiusti un po' la rotta. Se ci sono dei scogli, ovviamente è meglio evitarli. E questo è molto importante, e questo è quello che noi applichiamo, no? E applichiamo in diversi aspetti della nostra attività, no? Cerchiamo di innovare proprio in diversi a 360 gradi, no? Vedere se si può addirittura spostare posizioni in fascia del mercato. Questo viene da capire l'essere umano. E non solo capirlo, ma sviluppare una strategia aziendale in base a quello. No? Di questo si può allora anche capire come creare il prodotto di punta, il prodotto che ti dà questa immagine e ti cambia la roba. Il servizio diventa sempre più importante, stiamo cambiando nel mondo occidentale da produttori di oggetti e prodotti a fornitori di servizi. Noi facciamo l'outsourcing spesso. Dei prodotti in Cina. E la cosa più importante è proprio il concetto del human-centered design, no? Il design, e quando dico design, non parlo del design come uno pensa, dell'oggetto bello che si vede solo al Salone del Mobile, c'è anche quello. Ma il design, la creazione di una realtà voluta, no? Dove l'essere umano è sempre al centro.